Quindi come si dice in inglese sarà qui? Sarà qui fra poco. Sarà qui fra poco. Quindi per dire questo in inglese possiamo dirlo in due modi. Posso dire, se stiamo parlando di Giorgio, he will be here soon, oppure posso dire he is going to be here soon. Per vedere la differenza fra questi due, vi invito a vedere i video precedenti. Allora, come diresti? Sarà pronto fra poco. Sarà pronto fra poco. Ok? Oppure non sarà pronto oggi. Non sarà pronto oggi. Stiamo facendo un po' di ripasso e poi riprendiamo con passato e altri verbi modali. Quindi non sarà pronto oggi, non lo comprerò. Come diresti, non lo comprerò. Non lo comprerò. E come diresti, voglio comprarlo. Voglio comprarlo. Allora, sarà pronto fra poco, sarà pronto fra poco. It will be ready soon. It will be ready soon. Se hai risposto it is going to be ready soon, va anche bene. Dipende cosa vuoi dire. Non sarà pronto oggi. Cambiamolo. It is not going to be ready today. Se hai risposto it will not be ready today, va anche bene. Non lo comprerò. Non lo comprerò. Se l'ho deciso adesso, I will not buy it. Ma se l'hai già deciso in precedenza, avresti detto I am not going to buy it. Voglio comprarlo. I want to buy it. I want to buy it. Lo troverà, come diresti, lo troverà. È una mia previsione, cioè presumo che lo troverà. Non ho nessuna evidenza che me lo dice, ma presumo di sì. Non lo troverà, non lo troverà. Di nuovo, una mia supposizione. Ok? Quindi lo troverà. He oppure she, diciamo she will find it. She will find it. She will find it. Non lo troverà. She will not find it. Okay? Mia pura supposizione. She will not find it diventa she won't find it. Allora, proviamo. Lei lo farà. Lei lo farà.
Lei lo farà. Lei non lo farà. Non lo farà. Lei non lo farà. Lei vuole farlo. Lei vuole farlo. Lei non vuole farlo. Come diresti questi? Allora, quindi lei lo farà. She will do it. She will do it. Lei non lo farà. She will not do it. Lei vuole farlo. She wants to do it. Bravi se vi siete ricordati di mettere la S su want. Quindi she wants to do it. Lei non vuole farlo. She does not want to do it. Questo ve lo scrivo. She does not want to do it. Quindi she does not, terza persona, she does not want, senza S, to do it. She does not want to do it. Lei non vuole farlo. Allora, sarà pronto, te lo prometto, sarà pronto. Promesso. Quando facciamo la promessa in inglese bisogna usare will. Non sarà pronto. Presumo che non sarà pronto. Sarà pronto. Lo vedo che sarà pronto. Lo vedo. È ovvio che sarà pronto. Non sarà pronto. Perché me l'ha detto Gianni. Non sarà pronto. Quindi ne sono sicuro che non sarà pronto. Quindi sarà pronto una promessa. It will be ready. Non sarà pronto, lo presumo. It won't be ready. Sarà pronto, lo vedo. It is going to be ready. Non sarà pronto, perché me l'ha detto Gianni. It is not going to be ready.